Buonasera da Riccardo Valentini e bentrovati con una nuova puntata di Sport in Provincia. Oggi è quasi doveroso parlare di pallavolo, vista la recente promozione in Serie B2 da parte della squadra maschile dell'ASP Civitavecchia, ossia la Sartorelli Serramenti. Della stagione appena conclusa e della stagione che inizierà a settembre, ne parleremo oggi con il presidente dell'ASP Civitavecchia, cioè Emanuele Firigano. Buonasera. E con l'allenatore della Sartorelli Serramenti, ossia Alessio Pignatelli. Allora, iniziamo partendo dalla stagione che si è appena concluso. L'ASP Civitavecchia, facciamo un breve riassunto, era reduce da una retrocessione dalla B2 alla Serie C. Quella del 2010-2011 è stata una stagione abbastanza maledetta, infortuni, problemi di squadra, scelte societarie diciamo discutibili, insomma, la classica stagione in cui tutto va per il verso sbagliato. Con la retrocessione però l'ASP non si è persa d'animo, si è subito riorganizzata e al termine di un campionato perfetto, forse no, perché anche quest'anno i momenti difficili ci sono stati, però sicuramente funzionale ed efficace, perché alla fine l'obiettivo che ci si era posti di raggiungere in 3 anni, ossia la promozione in Serie B2, è stato raggiunto al primo tentativo. E se calcoliamo che 3 under 21 hanno giocato praticamente titolari quasi tutto il campionato, questa vittoria può essere considerata doppia. Iniziamo partendo da questo dato più tecnico, la promozione in Serie B2. Quindi partiamo con l'allenatore Alessio. Che Sì. gruppo hai trovato? Che lavoro hai fatto? Come hai fatto a guadagnare la promozione? Allora, il gruppo che ho trovato veniva, come dicevi tu, da una pesante battuta d'arresto, soprattutto per i reduci della B2. L'inizio dell'anno è stato particolarmente complicato perché, diciamo, all'interno del nostro gruppo il nostro gruppo era composto da due sottogruppi, che era un pochino il gruppo dei più grandi che venivano appunto da questa cocente delusione e il gruppo degli uscenti under 18, chiamiamoli così, che sarebbero stati poi i più piccolini. E le due realtà cioè vivevano proprio su due mondi diversi, per età, per abitudini in palestra, per obiettivi. Molti di loro avevano come obiettivo primario un campionato di vertice, un ritorno immediato in B2, e molti di loro invece volevano come obiettivo primario una stabilità in campo, no? Quindi è stato molto complicato far coesistere i due gruppi e farlo diventare uno solo. Questo penso sia stato un pochino il nodo cruciale e il merito più grosso da parte nostra, insomma. Qual è stato il momento più difficile dell'anno, quello in cui diciamo, hai titubato in base alle reali possibilità della squadra, e invece il momento più felice in cui hai detto abbiamo costruito davvero una bella squadra? Allora, guarda, io ritengo che il momento più complicato sia stato a cavallo di Natale, quando per svariati motivi, una forma fisica scadente, un sistema di gio un gioco che un pochino andava scemando come qualità e qualche infortunio di troppo hanno fatto sì che dalla prima posizione in coabitazione con Anguillara, avendo perso, mi sembra, 3 partite consecutive, siamo scesi, diciamo, nella quarta posizione. E, fortunatamente lì è scattato qualcosa nel nostro gruppo. Tra parentesi, lì c'era stato anche l'abbandono del nostro palleggiatore titolare, che era all'inizio della stagione Andrea Dell'Aquila. Quindi questo era stato un altro colpo forte per il gruppo. Dopodiché, ti ripeto, ci siamo, come si dice, guardati in faccia, ci siamo riuniti più di una volta e abbiamo scelto di continuare a crederci. E questa è stata sicuramente la mossa più giusta, insomma. I grandi hanno assolutamente contribuito in questo. In particolar modo io vorrei ringraziare e citare Patrizio Stefanini, che si è assolutamente prodigato in questo senso, cioè nel cercare di fare squadra insieme anche agli altri chiaramente. La disponibilità dei più giovani pian piano è aumentata sotto tutti i punti di vista, compreso quello del lavoro in palestra. Questo a breve termine si è subito visto, infatti poi abbiamo inanellato un certo numero di vittorie e abbiamo preso un po' di fiducia. Penso il momento più esaltante dal punto di vista tecnico sia stata
la partita di Isola Sacra al ritorno. Lì alla fine della partita tutti quanti avevamo una convinzione di poter arrivare alla fine e giocarci un pochino tutte le carte che avevamo per vincere i playoff, insomma. Invece passiamo adesso al presidente Firicano. Da fuori, da dirigente, l'obiettivo iniziale era la B2 in 3 anni. La si è ottenuta in un anno facendo giocare 3 giovani. Immaginiamo ovviamente che sia una grande soddisfazione. Sì, abbastanza. Ancora non ho focalizzato bene quello che sono riuscito a fare i ragazzi, perché sono riusciti veramente in un'impresa, secondo me, titanica, perché Alessio lo sa bene, anche in questo periodo, diceva, a cavallo di dicembre, ho provato a tranquillizzarlo dicendo che comunque non è che era un obiettivo quello del salto di categoria che ci aspettavamo immediatamente. Aveva un po' più di, diciamo, importanza per me l'inserimento dei giovani nel gruppo, come hai detto tu, perché sapevamo che comunque era un passaggio un po' delicato. L'avevo vissuto da direttore sportivo nel femminile, la B2 del femminile con l'Alto Lazio, e c'erano stati grossi problemi, perché comunque quando sono due gruppi generazionali a confronto c'è sempre qualche problema. Invece il maschile, a parte un inizio, come hai detto lui, un po' problematico per le varie difficoltà, col tempo siamo riusciti a far amalgamare il gruppo e i ragazzi hanno cominciato anche a rendere, perché comunque alcune scommesse che ci siamo posti a dicembre hanno dato i risultati che ci aspettavamo, alcuni anche oltre le nostre aspettative. Per cui devo dire che come risultato è assolutamente al di sopra delle mie aspettative, anche più rose. Cioè noi ogni tanto facciamo delle scommesse un po' con i giovani abbastanza rischiose, ma non mi sarei mai aspettato un salto così. E poi la soddisfazione grossa è stata appunto questa, che come dicevi prima, 4 under 20 e under 21, e sono riusciti stabilmente a giocare, diciamo, in prima squadra, e inoltre anche gli altri hanno avuto le loro occasioni per mettersi in mostra. L'importante è stato anche questo, secondo me, perché abbiamo avuto anche modo di valutare sul campo alcune nostre idee, cioè se alcuni giocatori erano già in grado di fare alcune categorie o meno. E purtroppo l'unico modo spesso è quello di metterli Rischiarci. nell'arena e vedere come va, nel senso. Anche perché Catena, i tre che hanno giocato, cioè Catena, Martelli e Mancini, i tre che hanno giocato Certo. prevalentemente. Catena era reduce di un'esperienza per Club Italia, quindi aveva assaggiato la pallavolo, diciamo, di alto livello. Mentre invece per Martelli, il libero, e soprattutto Mancini, palleggiatore, era la prima esperienza da titolare in prima squadra, Certo. Certo. e ancora di più sottolineo Mancini perché è diventato titolare da un giorno all'altro in un ruolo delicatissimo, quello del palleggiatore, che se gioca male tutta la squadra ne risente, perché quando l'alzata è fatta troppo lontana da rete o imprecisa, poi per tutto il resto della squadra diventa difficile Sì. giocare. Invece Mancini è stata davvero una sorpresa, retto botta sia nei playoff, quindi sfide da dentro e fuori, sia al cospetto delle più grandi, quando appunto, come Alessio citava, il 3-0 fuori casa all'Isola Sacra. Sì, è vero, però anch'io volevo sottolineare quello che già ha sottolineato Alessio, che comunque il merito, sicuramente il ragazzo si è dimostrato all'altezza della situazione, poi perché le partite, però ha avuto anche lui un ottimo aiuto da parte del gruppo, cioè nel senso il gruppo ha sempre comunque, diciamo, mostrato la sua vicinanza al giovane, l'ha fatto crescere, ha con l'esperienza aggiustato ogni tanto con le alzate che non erano proprio così precise, quando, finché uno ha dato la sua tranquillità, la sua dimensione, secondo me ha fatto le più belle partite proprio nella serie dei playoff, forse. Diciamo che lui si È esalta molto cresciuto. nelle partite importanti e quindi queste dei playoff erano partite molto sentite, quindi ha E poi era ora che tirato anche fuori il lui vinceva meglio una di sé, insomma, finale. sì. Vabbè, non è cosa da poco conto, perché in genere appunto la differenza tra l'esperienza di un giovane è anche questo, che il giocatore esperto riesce a gestire la tensione dei momenti difficili, mentre invece il giovane, proprio perché è giovane, quindi non ha mai vissuto questi momenti, ha difficoltà nel gestire una palla che può essere decisiva e cambiare le sorti di una stagione o di una partita. Mi sembra che Mancini in questo frangente si è dimostrato un grande giocatore, anche se ovviamente ha ancora molto da crescere. Sì, si è comportato decisamente al di sopra delle righe e non era affatto scontato che lo facesse, no? Anche perché giocare un certo livello di pallavolo per un lungo tempo è difficile soprattutto per uno che ha giocato poco da titolare nelle categorie, quindi grande merito anche a lui.
Adesso ovviamente conquistata la promozione in B2 ci sarà una grande festa, immaginiamo, e bisognerà da subito pensare all'anno prossimo. Infatti si dice che il momento nel quale i dirigenti lavorano di più è proprio questo, quando si chiude un campionato, una settimana, 10 giorni per riposarsi, scaricare le tossine dovute a un anno faticoso e poi bisogna mettersi sotto per organizzarsi con sponsor, allestimento della squadra, staff, i tecnici, tutta una serie di fattori che poi andrà a compromettere in positivo o in negativo l'anno che si giocherà. Poi è molto più facile partire bene e continuare con un buon rendimento piuttosto che partire male e poi metterci qualche toppa. Questa è una domanda che rivolgo a entrambi, magari parto con Alessio. Come si sta organizzando l'ASPA per il campionato di B2? Immaginiamo ovviamente che l'allenatore è confermato, come abbiamo già scritto sui giornali, ma... Già me ne avete parlato, ho confermato il rinnovo. Diciamo, oltre alla conferma dell'allenatore, adesso vaglieremo insieme anche la rosa, ma in linea di massima il gruppo, diciamo, è confermato. Poi valuteremo noi anche per continuare questo progetto di crescita dei giovani, qualora qualche giovane si dovesse trovare in una situazione di, diciamo, la strada un po' chiusa per il prossimo anno, cercheremo delle alternative. Per continuare a fare crescere, questo dovrò confrontarmi col tecnico per capire quale potrebbe essere la migliore categoria o la migliore strada di crescita di ogni atleta. E poi sicuramente dovremmo puntellare quella, insomma, dovremmo inserire qualche rinforzo nella rosa, cominciare a inserire anche quello che diciamo abbiamo visto un po' che quest'anno ha tentennato, nonostante l'ottimo risultato, non è che siamo stati comunque perfetti in tutti i settori, avevamo le nostre carenze, sono stati molto bravi i ragazzi a camuffarle. Noi abbiamo nascosto i nostri. Alessio, cosa ne pensa? Quindi tu l'esperienza di B2 già ce l'hai in passato come allenatore, se non sbaglio, vero? Sì, Quindi sai cosa ti aspetta, immaginiamo che stai già pensando a... Allora, innanzitutto la categoria nazionale che ci apprestiamo a giocare, ci apprestiamo, insomma, c'è ancora tutta l'estate, quindi. Che stiamo programmando richiede un impegno maggiore da parte di tutti, sia di noi tecnici, sia dei ragazzi che dovranno venire più ore in palestra, essere più preparati, più disposti al lavoro e sicuramente anche una presenza della società che sia più vera, insomma, più quotidiana, Tangibile. più tangibile. E questo è un pochino l'impegno di cui inizieremo a discutere, penso, appena finita la festa, che probabilmente faremo fra qualche giorno. E poi l'organico lo possiamo decidere e discutere insieme e non ci sono problemi, nel senso che se avessimo la possibilità di scegliere, io ti direi prendiamo un giocatore per ogni ruolo. Probabilmente questo non sarà possibile. Cercheremo ancora una volta di guardarci, diciamo, nelle nostre tasche, no? Per scegliere quali sono le armi migliori da poter giocare. Cercheremo di fare questo nel più breve tempo possibile, spero, e tenendo presente comunque il processo di crescita di ogni singolo elemento, che deve essere la cosa più importante. Ogni singolo ragazzo, ogni singolo giocatore deve avere un percorso di crescita che non deve arrestarsi a prescindere dalla categoria. Quindi, anche se qualcuno non dovesse trovare spazio, per lui ci sarà un progetto di crescita. Questo. Anche perché appunto è bene ricordarlo ai nostri amici telespettatori, l'ASP sarà promossa in B2, quindi cercherà sicuramente il risultato sportivo, ma di pari passo con la crescita dei giovani. La cosa che oggi caratterizza, vi mette a uno dei primi posti, se non al primo, nel panorama sportivo Civitavecchiese, è proprio questo, che l'ASP ha sempre conquistato i propri successi con un grandissimo apporto del proprio settore giovanile. Appunto, nell'esempio, l'abbiamo già detto in precedenza, che quest'anno usciti alcuni giocatori, ne sono entrati altri, Mancini, Martelli, Catena, tutti frutto del vostro vivaio, quindi immaginiamo che in B2 sarà sempre il made in Civitavecchia ad essere portante dei risultati positivi o Anche negativi, insieme. Manna, De Angelis, cioè, ce ne sono parecchi di giocatori che non abbiamo citato, che comunque durante l'anno sono Bravo. stati fondamentali e si sono alternati nei vari incontri da titolari o da riserve.
Sicuramente questo è un gruppo che ha iniziato un percorso e lo ha iniziato nel miglior modo possibile. Sicuramente va coltivato e vedremo quali sono le possibilità per farlo nel miglior modo possibile. Cosa ne pensa il presidente? Io sono d'accordo, cioè, Alessio è una persona che tra l'altro ha sposato un po' la nostra causa, nel senso lui sa come allenatore che la nostra politica societaria è quella della promozione del vivaio. E quindi sa benissimo, ha detto a tutti ci piacerebbe il prossimo anno fare una B2 tranquilla, prendiamo 5 persone che ci garantiscono una permanenza stabile, ma sia per un po' comunque l'indotto economico che gira intorno alla città, che non siamo così ricchi di sponsor da poter andare sul mercato e prendere 4-5 giocatori di un certo calibro, sia perché comunque noi puntiamo sul portare più atleti possibili in categoria nazionale. E cercheremo di vedere tra, detto, ci rientra anche qualche prestito che abbiamo fatto, abbiamo qualche giovane che a nostro avviso è interessante per il futuro, cercheremo di, per quest'anno di creare da questo gruppo, detto, con i giusti inserimenti e cercando di far continuare a crescere le nuove leve, abbiamo anche un'ottima squadra, il prossimo farà l'Under 17 da cui potrebbe venire qualche talento. Non nell'immediato, in un paio d'anni, quindi noi dovremmo cercare di mantenere la categoria, continuare a far crescere questi giovani per poterli far stabilmente insediare nella fascia delle categorie nazionali. La differenza, torniamo Alessio, commento più tecnico, la differenza fra B2 e Serie C è così marcata? Se sì, quali sono gli aspetti che però sono più netti? Non so, fisico, tecnico, tattico, staff, no? Ma penso il primo aspetto sarà quello fisico. Incontreremo sicuramente muri più alti, battute più forti, schiacciatori più abili che giocheranno contro di noi, e questo sarà sicuramente così. E anche l'aspetto tattico penso sia non da escludere, insomma, no? Diciamo che sicuramente sarà prevalente in questo tipo di campionato. Penso che anche il discorso organizzativo sia interessante da affrontare, poi lo faremo, diciamo, in separata sede con la società. Nel Lazio, dove ci sono molte B2, c'è un'ottima cultura pallavolistica e quasi tutte le società sono organizzate per il meglio, cioè fanno reclutamento di materiale per studiare la squadra avversaria, hanno la possibilità di lavorare molte ore in palestra, quindi con quattro allenamenti più il lavoro fisico extra campo, e quindi insomma ci dovremmo anche noi attrezzare in questo senso. Immaginiamo che la società dia il massimo della disponibilità all'allenatore Certo, nella preparazione degli incontri. diciamo nei nostri programmi il primo passo, per cui dicevo che comunque bisognerà puntare molto sul settore, perché intanto dovremo cominciare a investire di più sulla struttura, diciamo, tecnico-dirigenziale della società, ossia se vogliamo cominciare a insediarci stabilmente anche col settore giovanile nella categoria nazionale, dobbiamo anche avere una struttura che possa sorreggere il tutto. Quindi dal punto di vista delle risorse stiamo già lavorando per cercando delle figure da affiancare nei vari ruoli, come appunto uno scoutman e un elaboratore, diciamo, di video da affiancare al tecnico, un secondo allenatore E qui da mettere a si disposizione. parlava di Cristini, se non sbaglio. Si A parlava, Fabio credo. Cristini ho fatto una proposta, gli ho detto, siccome so che lui il prossimo anno non sarebbe. Non se la sente ancora di poter dare il proprio impegno per una stagione dura come quella della categoria nazionale. Comunque lo vorrei tenere in un certo modo nel gruppo, perché comunque credo che anche Alessio trovi in lui una risorsa, nel senso sia dal punto di vista tecnico, gli può dare una mano da quel punto di vista, che come atleta. Fabio mi ha detto che non si sente 26 gare nelle gambe per la prossima stagione. Però potrebbe essere, diciamo, un ottimo elemento per il gruppo per dare una mano in caso di necessità, per aiutare gli allenamenti e come secondo tecnico per aiutare Alessio a svolgere tutte quelle, diciamo, anche quegli oneri che non gli gravano nel momento in cui va in palestra a fare allenamento, quindi lo studio della tattica e l'osservazione dell'avversario. Poi ci saranno anche altre cose che andranno provate.
Alessio, cosa ne pensi? volere. Cristini, secondo allenatore, Che sarebbe prezioso? io ho già parlato con Fabio in questo senso e non solo gli ho dato la massima disponibilità, ma gli ho detto che fra noi non ci sarà molta differenza tra primo e secondo allenatore qualora lui volesse continuare a stare con noi o avesse la possibilità di stare con noi. E ci sarà quasi un ruolo paritetico, no? Cioè, poi alla fine uno deve firmare il referto e quindi lo dovrò firmare io. Però nella programmazione, nella elaborazione, nella gestione degli allenamenti saremo complementari. Questo, se avverrà, sarà sicuramente un valore aggiunto per la nostra società e per la nostra squadra, anche a livello di settore giovanile parlo. Quindi, qualora Fabio avesse molta disponibilità per stare con noi, potremmo organizzare un ottimo lavoro diciamo, dall'under 16 in su, insomma. Anche perché Cristini, per gli amici di casa che non lo sanno, è si sta affermando come colonna portante dell'ASP, cresciuto, cioè nato e cresciuto dentro la palestra del Corsini della Rosa, da diversi anni è il capitano della prima formazione maschile, ma in più quest'anno come allenatore è stato chiamato dal Club Italia, cioè una formazione voluta dalla Federazione Nazionale che in pratica prende i migliori talenti giovanili della zona, di un'ampia zona, e li fa allenare e giocare tutto l'anno in una categoria importante come la B2. Fabio è stato chiamato come secondo allenatore in questa formazione, quindi dalla federazione stessa, quindi non è un lodarsi, sbrodarsi, dalla federazione stessa gli sono state riconosciute evidentemente delle importanti capacità tecniche come allenatore, quindi ci immaginiamo anche noi molto facilmente che avere una figura di questo tipo all'interno della propria società, quindi sia legata ai colori della maglia, sia di comprovata bravura alla tecnica, sia indispensabile, diciamo, molto importante. Sicuramente sarebbe importante. Poi, al di là di quello, io devo essere sincero, con questo gruppo, che è uno dei primi che ho seguito, diciamo, nella mia, tra virgolette, carriera all'ASP, è uno a cui sono anche legato personalmente. Ho vissuto anche la prima promozione in Cicula di 6-7 anni fa, tra 6 stagioni fa, e quindi mi farebbe anche piacere dal punto di vista umano avere ancora Fabio a far parte del gruppo. Poi so che anche Fabio è particolarmente legato comunque a questo gruppo, è il gruppo con cui è cresciuto sin dalle giovanili, perché sono tutti del stesso annato, 81, 82, 83, è un triennio che ha formato questo blocco che adesso sta cominciando a guidare i giovani a quello che loro hanno fatto abilmente per 6-7 anni, perché il gruppo prima È della la ruota che non si recessione, ferma. la ruota non si deve fermare per una società come la nostra, che se puntiamo sul settore giovanile. Noi dobbiamo sapere che comunque Ogni con volta una che un rotazione allenatore ciclica ci smette, deve ne arriva essere uno un nuovo dalla giovanile. rinnesto Invece dei passiamo giovani. ad argomenti più scomodi, questi spettano però al presidente, che ovviamente sono i famosi conti che vanno fatti purtroppo ogni anno prima di iniziare una stagione. L'Italia e il mondo intero in crisi economica, questo è un dato di fatto che nessuno di noi può nascondere, e gli sport più si sale di categoria più costano, questo è un altro dato Sicuramente. di fatto che in tutti gli sport è legge. Quindi l'ASP nel passaggio dalla Serie C alla Serie B2 sicuramente avrà bisogno di maggiori risorse economiche. Cosa, come la vede il presidente, che è colui a cui aspetta l'oneroso compito di andare a Sì. cercare le risorse e fare i preventivi di inizio stagione? Allora, devo essere sincero, c'è una parte di noi che ci rende ottimisti perché comunque la fortuna, diciamo prima, di avere grandi risorse dal nostro vivaio ci permette mediamente, in confronto a altre società del Lazio, di Abbattere i costi. abbattere una parte dei costi, sì. È vero anche che una fase di mercato dello sport, intendo, che risente la crisi internazionale. Quest'anno so che la maggior parte, anzi tutte, le B2 di Roma, levato Monterotondo, questo per certo perché c'era un nostro atleta, e hanno avuto difficoltà e non hanno, diciamo, pagato dei rimborsi agli atleti. E quindi la situazione è un po' così. Io sono ottimista, soprattutto dopo quest'annata ho molti stimoli a cercare le risorse perché è un gruppo che ha strameritato di fare la categoria nazionale e non meriterebbe di non farla per motivi economici. Dall'altra parte stiamo cercando adesso di contattare più imprenditori possibili, locali, anche per cominciare a far conoscere meglio la nostra attività. Perché
Perché al di là dell'attività sportiva vera e propria, comunque facciamo molta promozione su tutto il territorio, non solo dello sport, anche della salute in generale. Facciamo progetti con le scuole sull'alimentazione. Cioè, vorremmo far capire che un contributo da parte, un piccolo contributo da parte della comunità imprenditoriale locale può dar vita a una risorsa per la città. Abbiamo una piccola microeconomia interna, diciamo, comunque. Abbiamo un discreto numero di allenatori che prendono normalmente piccolo rimborso, è naturale, come un lavoro part-time, però sicuramente stanno in un mondo che amano e possono migliorare la loro professionalità. Come diceva prima, Fabio Cristini è un esempio di questi, lavora da molto presso di noi come tecnico, oltre che come giocatore, ha acquisito varie professionalità che l'hanno portato a diventare un tecnico federale per un gruppo che è una giovanile della nazionale alla fine. Quindi vorrei un po' più di attenzione su questo. Credo che noi riusciremo a farla, credo che riusciremo a farla anche con un budget discretamente abbordabile anche per l'imprenditoria locale. L'unica cosa che sarà difficile sarà rimediarli in breve, nel senso avere delle conferme da parte di molti imprenditori nel breve per poter programmare al più presto anche gli inserimenti esterni. Perché altrimenti potremmo arrivare a costruire gran parte della squadra, ma poi ci mancherà quella pedina, casomai, bene o male, ogni anno noi uno o due acquisti facciamo venire esterni, diciamo, al nostro settore. Quindi per poter per tempo scegliere questo uno o due elementi che potrebbero aiutarci a far continuare il progetto, avremo bisogno di risposte nel breve. Immaginiamo anche, e qui torniamo a Alessio, che la considerazione da parte della città, quindi dagli sponsor, ma anche dalle istituzioni, è sempre, non si direbbe dall'esterno, ma sempre una spinta più per il gruppo. Cioè sapere che quello che stai facendo, le ore che passi in palestra, tutto ciò che fai, è comunque ti dà una gratificazione quando dall'esterno è apprezzato. Al contrario, ottenere grandi successi o grandi sconfitte nell'indifferenza totale, un po' ti butta giù. Beh, sicuramente sentire il calore dei tuoi concittadini o delle persone, insomma, che incontri, che appunto ti fanno sentire la propria presenza, è bello, è importante, dà una buona spinta motivazionale. Immaginiamo. E adesso siamo in chiusura di trasmissione, quindi ringraziamo il presidente dell'ASP Civitavecchia, Emanuele Chirigano. Grazie a voi. Ringraziamo ovviamente anche l'allenatore della Sartorelli Seramenti, ossia Alessio Pignatelli. E Grazie. vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime trasmissioni qui su Provincia TV. Da Riccardo Valentini è tutto, grazie e arrivederci.